preparano a fermarsi in occasione della finale del Super Bowl, l'evento sportivo più importante della stagione, in programma domenica a Miami, in Florida, e che la Rai trasmetterà in diretta sia su Rai 2 sia su Rai Sport+. Di fronte gli Indianapolis Colts e i New Orleans Saints per la prima volta in finale. 13 vittorie di fine stagione regolare, una finale di conference tanto sofferta quanto deliziosamente vincente contro Minnesota, e per New Orleans, 43 anni dopo la nascita della squadra, il sogno di giocare il Super Bowl è diventato realtà. The Saints are coming, cantano i loro tifosi, che hanno già preso possesso di Ocean Drive e che sognano un'impresa che avrebbe significati sociali ancora maggiori per una comunità intera, quella di New Orleans, che porta ancora addosso, 5 anni dopo, le cicatrici delle ferite di Katrina. Quando sono arrivato c'era ancora molta devastazione in città, ma c'era anche l'opportunità di venire qui e non solo essere parte della rinascita di una squadra guidandola verso il futuro, ma anche ricostruire una comunità, una città, una regione. Questa era un'occasione davvero speciale. New Orleans non parte favorita, anzi, quasi tutti scommettono su Indianapolis, sui Colts di Peyton Manning, ma questo non pare davvero essere un problema per il capo allenatore dei Saints, Sean Payton, uomo capace di motivare i suoi giocatori e di trarre il meglio da ognuno di loro. Il nostro lavoro non è essere amici dei giocatori, è insegnare, motivare, mettere i giocatori nelle migliori condizioni per avere successo, talvolta prendere decisioni anche impopolari, purché servano a cementare il gruppo.